Una buona giornata, buon sabato e benvenuti a questa prima edizione del nostro telegiornale che apriamo con la pagina Covid e soprattutto con la diatriba che prosegue a distanza tra L'Aquila e Pescara con i politici del capoluogo che vorrebbero trasferire i pazienti al Covid Hospital. Il capogruppo di Forza Italia al comune di Pescara, Renzetti, è intervenuto nella polemica mentre l'assessore regionale Veri ha convocato in su questo senso una riunione. I ricoverati a causa del virus devono essere trasferiti al Covid Hospital di Pescara. La classe politica aquilana insiste per concentrare l'assistenza sanitaria nella struttura del capoluogo adriatico, costruita con un finanziamento da 11 milioni di euro proprio per far fronte alla pandemia. Ci sono più di 50 pazienti oncologici, ha detto il sindaco dell'Aquila Pierluigi Biondi, che attendono di sottoporsi a interventi sospesi a causa dell'emergenza Covid. Nella polemica si è infilato anche il capogruppo di Forza Italia al comune di Pescara, nonché primario di urologia all'ospedale Santo Spirito, Roberto Renzetti. D'accordo col trasferimento dei pazienti, dice Renzetti, ma solo se le altre ASL dovessero esaurire i posti. Quando si parla di salute pubblica lascerei da parte i campanilismi o le fughe in avanti, ma bisogna cercare di tutelare il bene del paziente e del cittadino. Ora, questo non significa che a prescindere il Covid Hospital in Pescara non debba essere pronto per eventualmente accogliere i pazienti qualora le altre ASL si trovino in difficoltà, ma non deve essere la partenza del percorso, del discorso. Cioè, non posso accettare quando il sindaco Biondi dice noi non possiamo ricoverare i pazienti perché abbiamo pazienti oncologici da operare. Beh, vorrei ricordare al sindaco Biondi che la ASL di Pescara ha operato i pazienti oncologici nel pieno caos nel periodo critico, ma anch'essa ha delle liste d'attese molto importanti per quanto riguarda i pazienti oncologici. La questione gira attorno al personale sanitario, concentrando a Pescara la lotta al virus. Medici e infermieri, soprattutto anestesisti, dovrebbero essere dirottati al Covid Hospital, tralasciando l'attività ordinaria del nosocomio civile. Non si può neanche pensare di poter nell'oggi e domani gravare tutto sul personale di Pescara che deve triplicare la propria attività mentre le altre ASL si possono permettere di continuare a fare la routine. Non mi sembra corretto. Cioè, allora, se dobbiamo anche affrontare un'emergenza di questo tipo bisogna anche pensare di riorganizzare un attimo il discorso personale. Poi, quando c'è stato il problema, che reputamento è stato fatto anche con delle iniziative in estemporanea nell'emergenza. Ora non è che si può pensare di avere 100 anestesisti, per dire così, dico lì un numero, pronti nell'attesa dell'emergenza. Oggi l'assessore regionale alla sanità Nicoletta Veri ha convocato una riunione con i quattro direttori generali delle ASL abruzzesi e il direttore dell'agenzia sanitaria regionale Cosenza, con l'intento di prendere una decisione che possa mettere la parola fine alla polemica. Restiamo a Pescara adesso. Uno scarico anomalo nelle condotte fognanti che affluiscono al depuratore avvenuto tra la sera e la notte del 18 agosto e quindi nelle prime ore di giovedì ha avuto ripercussioni sulla funzionalità dell'impianto e dell'intero processo di depurazione, come immediatamente segnalato dal campionatore posto all'ingresso dell'impianto. Questo gesto, sulle cui responsabilità sono in corso indagini, ha affermato il sindaco Carlo Masci, ha indotto ad emanare un'ordinanza di divieto temporaneo delle acque di balneazione per circostanze eccezionali. Il provvedimento, con effetto immediato, riguarda il settore prospiciente via Galilei e quello 100 metri a sud del porto turistico. Sono in corso, da parte degli esperti dell'ACA, le analisi dei campioni e i controlli sugli scarichi industriali che affluiscono nel depuratore e che avrebbero potuto generare scarichi di natura acida. Nello specifico il pH sarebbe stato abbassato fino al livello 2 con grave ricaduta sulle capacità dei fanghi. Da un lato va rilevato che il sistema di controllo ha dato l'allarme in tempi brevissimi, ha continuato il sindaco, dall'altro amareggia dover constatare che mentre si fanno sforzi e non si lesina impegno per l'alta qualità delle acque di balneazione, c'è chi non si fa invece scrupolo con scarichi che provocano inquinamento, disservizi e divieti. Mi auguro, ha concluso Masci,
che chi ha compiuto questo gesto irresponsabile venga individuato e punito. E dopo la doppia evasione della settimana scorsa dal carcere di San Donato di Pescara, i sindacati di polizia penitenziaria chiedono più agenti e più sicurezza. Segretario, quello che è accaduto nel carcere San Donato di Pescara ovviamente induce a delle riflessioni. Possiamo dire che ci sono diverse problematiche che riguardano il San Donato. La prima, la carenza di organico, ma non solo. Sì, le problematiche sono molteplici e come abbiamo iniziato a segnalarle dal maggio 2019, dove io ricordo benissimo che con sit-in già ci siamo resi conto che le problematiche che c'erano allora saremmo arrivati a ulteriori problemi, perché chiaramente è la carenza di personale, personale che continua ad andare in pensione, e il sovraffollamento, sono tutte cose che chiaramente poi portano a questi risultati. Purtroppo siamo stati disattesi, nessuno ci ha ascoltato, noi abbiamo fatto vari incontri anche col prefetto, due volte, siamo stati in regione all'Aquila, adesso leggevo giorni fa che anche il governatore ha fatto una missiva al ministro, sperando che qualcuno ci ascolti e che si renda veramente conto di quello che sono i problemi di questo istituto. Quanti sono gli agenti che mancano nel carcere di Pescara? Adesso siamo oltre le 50 unità, quindi se lascio immaginare su una pianta organica diciamo 67 unità, ne mancano più di 50, quindi è facile capire che il problema è serio. Ma poi oltre al fatto delle 50 unità è un problema ancora più importante, è che questo personale è tutto personale superiore ai 50 anni, quindi un personale ormai già si può dire stanco, perché giustamente l'età è quella che è. Poi c'è anche una problematica di ordine strutturale, questa è una struttura vecchia e ci sono tra l'altro dei lavori in corso. Sì, è una struttura molto vecchia che chiaramente ha le sue come dire, peculiarità anche per quanto riguarda il discorso di sicurezza, con un muro molto basso, ci sono molte cose che chiaramente non funzionano proprio per quanto riguarda la sicurezza dell'istituto. È normale che poi se uno basta che si faccia un esame di coscienza, se un detenuto in 3 minuti riesce a stare al di là dei muri di cinta e andarsene, quindi si capisce che ci sono dei problemi strutturali. L'amministratore giudiziario della società delle Terme SRL, Guglielmo Lancasteri, ha depositato al Tribunale di Pescara l'istanza di fallimento della società che ha gestito le terme di Caramanico. Ora si apre una nuova fase. L'amministratore giudiziario della società delle Terme SRL, Guglielmo Lancasteri, per il tramite dell'avvocato Michela Diorio del Foro di Pescara, ha depositato al Tribunale di Pescara l'istanza di fallimento della società che per anni ha gestito le terme di Caramanico, impianto fermo ormai da circa un anno. La società, si legge nell'istanza, non è in grado di soddisfare da tempo le proprie obbligazioni, come risulta da bilanci e situazioni contabili dal 2017 al primo trimestre del 2021. Il Tribunale di Pescara, si ricorda, ha anche emesso numerosi decreti ingiuntivi a carico della società, il cui deficit patrimoniale ammonta a circa 6 milioni di euro. In più, i 13 dipendenti non percepiscono lo stipendio dal 2019, senza considerare poi che la struttura termale, che dava lavoro anche a circa 150 stagionali, è assolutamente necessaria per il tessuto economico e industriale dell'Abruzzo. Al Tribunale si chiede di dichiarare il fallimento della società delle Terme SRL e di valutare di conseguenza l'opportunità di disporre l'esercizio provvisorio tramite conduzione di imprenditori terzi, anche alla luce della dichiarazione resa dal direttore generale di Federterme, organizzazione di categoria di Confindustria, che ha sottolineato l'importanza della struttura nel territorio sotto molteplici profili. In effetti la definitiva interruzione, si spiega, potrebbe arrecare un danno grave non solo agli impianti termali, che già senza manutenzione rischiano di andare in malora, ma anche alle strutture alberghiere di Caramanico Terme, utilizzate da molti dei circa 15.000 utenti annuali dell'impianto, nonché all'intera comunità abruzzese. È finito ai domiciliari un cittadino albanese classe 1993, da anni residente a Nereto, che nella scorsa nottata è stato tratto in arresto
dal personale del nucleo investigativo di Teramo per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Sorpreso dal controllo dei militari in borghese ed in evidente stato di agitazione, il giovane si è barricato in macchina rifiutandosi di uscire. Solo quando ha capito che non poteva fare più nulla, si è arreso ed è sceso dalla vettura cercando di giustificarsi. La perquisizione sul posto ha permesso di recuperare 3.000 euro in contanti, in banconote di diverso taglio e 4 dosi di cocaina. I militari poi si sono recati presso la sua abitazione e la perquisizione ha permesso di recuperare altre 46 dosi di cocaina con pesi e confezionamento diversificato per un totale di 60 grammi di sostanza stupefacente. Il giovane quindi è stato condotto in caserma e tratto in arresto e poi condotto presso la propria abitazione di Nereto in regime di detenzione domiciliare in attesa della direttissima prevista nella mattinata di oggi. L'albanese, da oltre 15 anni in Italia con regolare permesso di soggiorno, celibe con piccoli precedenti di polizia, si è giustificato con i carabinieri affermando che il lavoro di operaio svolto per una ditta di Corropoli con gli alti e bassi degli ultimi 2 anni dovuti alla pandemia lo avevano indotto a dedicarsi ad un'attività più remunerativa che gli consentisse di sbarcare il lunario in maniera più agevole. Cambiamo argomento adesso, il TAR dell'Aquila ha sospeso l'avvio della stagione della caccia fino all'8 settembre col fine di tutelare la fauna selvatica, soddisfatte le associazioni ambientaliste. Calendario venatorio sospeso in via cautelare fino all'8 settembre, quando vi sarà la discussione in merito. Il TAR dell'Aquila ha deciso di rimandare l'apertura della stagione di caccia a seguito del ricorso presentato dalle associazioni ambientaliste. È interessante vedere come lo stesso TAR abbia evidenziato che la conservazione della fauna selvatica deve essere una priorità rispetto ad altri interessi più di parte. E le criticità presenti nel calendario venatorio della Regione Abruzzo sono essenzialmente dovute ad alcune preaperture, in particolare quella alla tortora selvatica, che sia l'ISPRA che l'istituto che dà i pareri per i calendari venatori nel nostro paese, ma anche il Ministero avevano cercato di impedire con una moratoria. La tortora selvatica è una specie in forte declino e ha bisogno di azioni di conservazione e non di ulteriori prelievi venatori. Ma sono anche altre le aperture riferite ad altre specie ornitiche che la stessa ISPRA aveva consigliato di iniziare il 2 ottobre. Il TAR, dice quindi il WWF, sancisce un importante principio: l'interesse prevalente deve essere quello della tutela e della conservazione della fauna selvatica. L'associazione poi va all'attacco per quanto riguarda il Parco Nazionale di Abruzzo e Molise, dove una delibera di giunta regionale limita la caccia nelle aree contigue. Manca ancora una definizione dell'area contigua del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, che la Regione in qualche modo dimentica di aver istituito. All'interno delle aree contigue la caccia deve essere permessa solo ai cacciatori residenti. Insomma, spiace constatare che anche quest'anno si debba decidere di una materia così delicata come quella della gestione venatoria nei tribunali e con i giudici, invece di preparare un discorso e un confronto più istituzionali e più su dati scientifici. Si chiama Ludoteca Taxi Clown, l'iniziativa patrocinata dalla Polizia di Stato e rivolta a bambini ed anziani. Vediamo. In Piazza della Rinascita a Pescara c'è il camper Ludoteca Taxi Clown. Vogliamo spiegare a cosa serve questo camper, cosa state facendo qui a Pescara in questi giorni? È una sorta di taxi sanitario, funge appunto da taxi per accompagnare i piccoli pazienti o anche gli anziani o comunque chi ne ha bisogno in quelli che sono i trasporti e i ricoveri fuori sede. È chiaro che ha bisogno di tutti i presidi ospedalieri e quindi è una sorta di autoambulanza. E chiaramente una cosa è che il bambino sale appunto sulla tombulanza, una cosa che sale su questo fantastico camper pieno di giochi e pieno di appunto di divertimenti, per cui lui non capisce, diciamo, che sta facendo una cosa importante, ma pensa che sia una gita, e quindi ci sono i medici, infermieri, la famiglia, insomma è un bel progetto. Una iniziativa patrocinata anche dalla Polizia di Stato. Patrocinio del Ministero dell'Interno, della Polizia di Stato, e orgoglioso chiaramente di girare tutta Italia. Siamo stati sul Lago di Garda, siamo stati a Lignano Sabbiadoro, a
appunto arriveremo a Pozzallo, giù in Sicilia, dove c'è lo sbarco degli immigrati. Questo splendido barboncino è protagonista di questo progetto? È un maltese, lui ha fatto il corso di pet therapy e chiaramente ha tutte le autorizzazioni e le certificazioni per poter entrare nelle strutture. Oggi più che mai c'è bisogno di queste iniziative? Soprattutto in questo periodo post, chiamiamolo post-Covid, ma io direi ancora durante questa pandemia ancora in corso, abbiamo avuto chiaramente un successo enorme e la polizia appunto quando ci fermava ai posti di blocco faceva il saluto militare, mi faceva venire la pelle d'oca questa cosa, perché dicevano: dottore, lei cura l'anima delle persone, per cui può andare, può andare. Abbiamo avuto chiaramente il Green Pass il mese di gennaio, già abbiamo fatto tutte e due le dosi, prima e seconda dose, anzi fra poco dobbiamo fare la terza visti i tempi, e insomma è stato un anno brutto da un certo punto di vista, per me bellissimo perché abbiamo lavorato tantissimo, abbiamo avuto veramente tanto successo. E domani sera calerà il sipario sulla 39esima edizione dello Spoltore Ensemble. Grande successo per Mimmo Locasciulli e Setac. Grande concerto a Largo San Giovanni per Spoltore Ensemble, Mimmo Locasciulli, 19 album, tanti anni di carriera a fianco di Setac, un talento abruzzese, nuovo, potremmo dire padre e figlio anche in senso bonario, così si passa il testimone a una nuova generazione. Sarei molto contento se fosse più di un testimone, nel senso se fosse l'inizio di una folgorante carriera, perché è bravo, ha sentimento, è un bravo musicista, mi piace come canta, e fare un concerto così che è molto inusuale, no? Io sono più un cantautore pop, lui ha qualcosa di etnico, qualcosa anche di folk, però c'è questa radice comune che è, diciamo, quello che di cui ci siamo nutriti nella nostra terra, che non si dimentica, non va via, quello che ci ha dato la nostra terra noi riusciamo a rendere in canzone nella nostra sensibilità, con la nostra sensibilità, perché c'è il marchio di questa terra, c'è il marchio di questi tempi che viviamo in maniera diversa. Io ho visto molto del mondo, lui ancora ne deve vedere tanto, però io gli auguro veramente ogni fortuna, perché è bello fare un concerto con lui. La lingua abruzzese può diventare una lingua musicale a tutti gli effetti, non di nicchia? Lo è, nel senso che ha questa particolarità come l'inglese di avere poche sdrucciole e molte tronche, quindi si presta molto bene al ritmo della parola. Certo, insomma, il dialetto in qualche modo è colonizzato dal napoletano, no, anche un po' dal romanesco, però non lo so, potrebbe essere. Se qualcuno ne riconosce e ne intuisce, diciamo, l'importanza descrittiva, ritmica, metrica, soprattutto ecco, con un artista come Nicola potrebbe essere un bel trampolino di lancio. Tanto entusiasmo, tanto calore per questo passaggio di testimone. Mimmo Locasciulli rappresenta un po' la tradizione, la canzone d'autore italiana che non ha mai dimenticato l'Abruzzo, poi ci sei tu con la tua freschezza ma con un grande attaccamento alle tradizioni, cosa potrebbe sembrare strana per un giovane che invece si americanizza, guarda altri modelli, come mai? Hai detto bene proprio tu adesso, cioè noi sogniamo sempre col sogno, cioè viviamo soprattutto noi musicisti col sogno americano. Saremmo tutti voluti nascere magari a Londra o New York. Insomma, a un certo punto della mia carriera ho deciso che ero orgoglioso, che sono orgoglioso di essere nato in Abruzzo, e quindi volevo mescolare le mie radici con la musica che mi interessa. Quindi ecco, sono la persona più felice del mondo. Io ci tengo sempre a specificare che non faccio musica per abruzzesi, cioè è il dialetto, è la musica che si porta appresso il dialetto. A me piace la sintesi musicale, la sintesi tra diversi generi, quindi mi interessa tantissimo l'Oriente, il sud del mondo, il blues, il folk americano, quindi ecco, mi piace l'idea di mescolare tutte queste realtà. Adesso apriamo la pagina dello sport, calcio di Serie C, due assist e già un grande impatto nello scacchiere tattico di Gaetano Auteri. Così Marco Pompetti ha già preso per mano il centrocampo del Pescara, tornando nella squadra che lo ha allevato sin dalla tenera età. E noi lo ascoltiamo. Sicuramente per essere stata la prima partita secondo me possiamo essere più che soddisfatti, perché comunque a parte il risultato che era importantissimo perché ci ha permesso di passare il turno di Coppa Italia, secondo me con il passare dei minuti, soprattutto nel secondo tempo, abbiamo fatto una grande prestazione.
per quanto riguarda il gol, per me sono sempre stato, diciamo, uno di loro, un tifoso, quindi ero il primo che era il più contento quando i giocatori venivano a esultare sotto la curva, mandavano a esultare verso i tifosi, quindi so che cosa si prova, è stato un gesto istintivo, mi trovo lì sotto, è stato un gesto istintivo che non ho neanche pensato due volte di farlo. Ma sicuramente abbiamo giocato, come ho già detto, un calcio molto pulito, soprattutto nel secondo tempo, quindi come hai detto tu, sì, con il passare dei minuti sia io che tutta la squadra abbiamo acquisito più consapevolezza di quello che stavamo facendo, abbiamo trovato più geometrie e siamo riusciti a uscire meglio dalla pressione comunque dell'Olbia. Anch'io ho trovato, diciamo, più facilità nel giocare perché comunque ci siamo mossi meglio con il passare dei minuti e quindi siamo riusciti anche a fare i due gol. E sul primo gol, appena ho stoppato la palla, comunque ho visto che ero così vicino alla porta, ho visto Cristian che era messo in posizione migliore, quindi per forza di cose siamo una squadra, dobbiamo ragionare di gruppo, non possiamo ragionare in maniera individuale perché sennò non andiamo da nessuna parte, quindi Cristian era messo meglio di me e fargli il passaggio è stato talmente facile che poi tutto è andato bene. Riguardo la prima convocazione, certo, il pensiero c'è sempre, comunque io sono legatissimo a questa società e il desiderio di tornare a giocare era grandissimo. Io speravo che prima o poi comunque arrivasse l'occasione per poter giocare all'Adriatico, per poter giocare di nuovo nel Pescara, anche perché non avevo mai giocato con la prima squadra e quest'anno è arrivata l'occasione, spero di ripagare al massimo la fiducia del presidente, del mister e del direttore. Quando ho parlato con il mister e con il direttore, con la società, sapevo che appunto il suo modulo è quello del 3-4-3, quindi con due centrocampisti al posto di tre, quindi con un vertice basso. Nonostante questo, subito, diciamo, ho messo la testa a posto, ho cercato subito di concentrarmi perché sapevo che non era un ruolo che non avevo praticamente mai fatto, però secondo me quando, diciamo, un centrocampista soprattutto sa giocare a calcio e vuole appunto giocare a calcio, deve saper giocare in tutte le posizioni del campo riguardo il centrocampo. Adesso che sia tre, che sia due, secondo me cambia poco. Come vuole che giochiamo il mister a centrocampo, mi può permettere a noi centrocampisti anche, diciamo, di spingerci più avanti rispetto che giocare a tre da vertice basso. E quello di oggi sarà un pomeriggio di Coppa anche per il Teramo, che al Bonolis riceve la visita del Monterosi. Test probante per i biancorossi di Federico Guidi, che dalla prossima settimana attende anche i rinforzi per completare l'organico. Esordio in Coppa Italia ma con vista campionato, il Teramo al Bonolis troverà un Monterosi neopromosso che certamente non vorrà sfigurare. Il Diavolo, con un Bernardotto in più davanti, ha bisogno, con un successo, di dare sostanza ad un precampionato che ha visto una sola amichevole e una partenza in ritardo. Guidi ha lavorato sui concetti di gioco che restituiscano una squadra aggressiva ma, e lo ha ammesso anche in conferenza pre-gara, attende ancora gli elementi che servono a completare l'organico. Mancano gli esterni di difesa, almeno i ricambi, e quelli mancini d'attacco, più un centrocampista. Noi non dobbiamo prendere tanto per prendere, noi dobbiamo prendere calciatori che siano funzionali ai principi di gioco e soprattutto che siano funzionali e che possano aiutare il Teramo a vincere le partite. Ho già detto che abbiamo delle posizioni scoperte, questo è inutile che lo stia a ribadire, a sottolineare, perché basta che prendiate la rosa del Teramo e capirete che ci sono dei ruoli completamente scoperti o ci sono dei calciatori che non hanno antagonismo durante la settimana, perché ad oggi non ci sono le famose coppie, quindi qualcosa mi aspetto sicuramente, fermo restando che coloro che sono arrivati sono ragazzi, i più giovani sono ragazzi di potenzialità che secondo me possono far bene e gli over che sono arrivati sono giocatori che secondo me possono alzare il livello qualitativo della squadra oltre a quello dell'esperienza. Per questo anche due elementi del settore giovanile sono stati promossi in prima squadra. Per quanto riguarda Surricchio rimarrà in prima squadra, ma non perché io glielo sto regalando, ma perché secondo me è un ragazzo che ha prospettive, è un ragazzo che ha qualità. Chiaramente deve maturare fisicamente, deve fare esperienza. Anche Furlan rimarrà in prima squadra perché è un giocatore che è migliorato e mi è piaciuto, e soprattutto ogni giorno che passava ha messo dentro qualcosa, si è guadagnato la prima squadra, quindi anche Furlan rimarrà con noi.
L'Entella incombe tra una settimana la prima di campionato a Chiavari, che riveste un ruolo decisamente diverso dalla partita di questo pomeriggio e nella quale si dovrebbe rivedere la formazione iniziale che ha sfidato il Castelnuovo. Penso che la squadra per lunghi tratti riuscirà a tenere anche delle intensità, perlomeno io mi aspetto questo, poi posso essere smentito dall'unico giudice che è il campo, però mi aspetto che i ragazzi lo approccino con grande intensità, con grande furore, andando alla ricerca di velocità che stanno cercando di mantenere durante gli allenamenti. Però poi la tenuta è un grandissimo punto interrogativo, perché è fisiologico che non riusciremo a tenerla per tutta la durata della partita, perché sarebbe impensabile. Per quanto riguarda l'aspetto tecnico-tattico, io vorrei vedere una squadra molto dinamica sul campo che, a seconda di come gli avversari ci verranno a prendere, riuscirà a leggere le situazioni e a far uscire una palla pulita dalla prima costruzione, dalla prima pressione avversaria, per andare a attaccare con grande qualità e con quanti più uomini possibili. E questo era il nostro ultimo servizio. I contributi che avete visto sono disponibili on demand sulla piattaforma YouTube e anche sul nostro sito web www.tv6.it, oltre che sulle nostre pagine social. Prossimo aggiornamento con il nostro telegiornale alle ore 19. Grazie per l'attenzione e buon proseguimento di giornata.